Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Riparo Fai Da Te. Oggi andremo a riparare un tablet Samsung, un Tab A, modello T555. Io già, per velocizzare il video, ho già smontato una parte del tablet. Allora, problema riscontrato su questo tablet, è l'ingresso di ricarica. In poche parole, si sono spezzati dei contatti all'interno. Quindi cosa andremo a fare? Innanzitutto andremo a smontare la parte restante del tablet, poi andrò a sostituire il connettore, che è questo qui. Ok, continuo a smontare il tablet e ci vediamo dopo. Allora, ho appena finito di smontare le parti che impedivano di rimuovere il nostro connettore vecchio. Non so se si riesce a vedere all'interno del connettore, ci sono dei pin spezzati. Ho staccato per precauzione anche la batteria per lavorare in sicurezza. Questo è il vecchio connettore, come vi dicevo. Adesso andrò a mettere il nuovo connettore. Ecco qua. Operazione non molto difficile, diciamo che può essere un'operazione anche alla portata di tutti se si ha un po' di dimestichezza a smontare e a non fare danni, quello è il problema. Quindi andiamo a rimontare il nuovo connettore, scusate. Attenzione quando inserite il flexi, fate attenzione perché comunque è molto delicato. Perfettamente. Ora andiamo a mettere le viti per fermare il nostro connettore. Faccio un po' di spazio perché la telecamera non riesce a inquadrare bene il nostro tablet. Forzate molto quando mettete le viti, perché sennò queste viti, essendo piccoline, si rovinano subito. Andiamo a bloccare bene il connettore. Questo è il cavo
dal wifi. Ok, vado a rimontare le due casse così accenderò il video. Ho rimontato il tablet, le casse che mancavano dietro. Ecco qua, adesso inserendo il caricabatterie, il tablet va in carica tranquillamente. Con una spesa di 20 euro abbiamo riparato il nostro tablet. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like sul canale e iscrivetevi.